E stasera la compagnia Il Berretto vi presenta un classico di Pirandello, Berretta a Sonagli, però rivisto un po' in chiave moderna, molto femminista, poi capirete perché, e un po' moderno, un po' tradizionale. Abbiamo tre attori che sono siciliani, quindi avranno un piccolo accento siciliano, però non vi preoccupate che si capisce. Vi ricordo che ci sarà un intervallo di 15 minuti, spegnete i telefonini e non fate foto, per favore. Buon divertimento! Grazie. Pupi siamo, lo spirito divino si entra in noi e si fa pupo, pupo lui, pupo lei, pupi tutti. Il cavaliere è prudente e la rispetta e non le ha mai fatto mancare nulla. Ma mi vuoi?
la mia pace e il mio cuore. Guardate dentro di voi e quello di fuori lo nascondete. Continuano a chiamarla coscienza, oh! Questo, al mio paese, si chiama nascondere il sole con la rete. Alle corte, siete venuta voi sì o no a chiamarmi fino a casa? Comandata fui! Non ne ho potuto fare a meno. Ah, bella, non sarei stata forse comandata anche io? Saracena! Parole della signora! Non mi ha detto forse così, signora? Sì, sì, voglio uscirmene, una volta per sempre. Oh, Santa Rosalia! Oh, ma che Santa Rosalia è Santa Rosalia? Una casa dove è entrata la gelosia è distrutta, finita! Ve lo dice la Saracena, terremoto perpetuo! Ci fossero figli di mezzo! E questo è il vero guaio, che qua non ce ne sono! Oh, allora, ma perché dovrebbe crepare in corpo questa povera signora? Se dice che vuole uscirne... Dice così, ma piange tanto. Ma di rabbia piango. Che se l'avessi qua, ma se l'avessi qua io lo squarterei. Ditemi, messa la cena. È vero che posso sorprenderli insieme? Domani stesso? Come due uccellini dentro al nido. Mi dica, a che ora arriverà domani il padrone? Alle 10. Alle 10, molto bene. Allora faccio conto che alle 10:30 Vossignoria li prenderà insieme a occhi chiusi, belli, vivi, vivi. Una denuncia al delegato e poi a tutto il resto ci penserò io. È vero che il padrone prima che da Catania doveva passare da Palermo? Sì, è vero. Perché? Perché so di... Niente. Dite che sapete. Ma di un certo regalo che il padrone avrebbe promesso di portarle da Palermo. A lei? Un regalo? Sì, signora, una bella collana a pendagli. Oh, oh. Voi non siete donna! Il diavolo si è Scriva la denuncia, signora. No, è meglio no. È meglio... Oh. Oddio, scoppio! No, è meglio che faccia venire qui il delegato Spanoni. Sì, sì. Persona nostra deve tutto a mio padre, Sant'Anima. E me lo dirà lui come devo regolarmi. Anzi, Saracena, andate voi, andate a chiamarmelo. No, signora mia, per carità, signora mia, pensi allo scandalo! Non me ne importa niente! Badate che Vossignoria si rovina! Oh, ma mi libero! E forza, Saracena, non perdiamo altro tempo. Un momento, signora mia, ma a lui, al marito di questa buona donna, sempre se è vero, dico a lui, a Ciampa, Vossignoria ci pensò? Sì, a tutto ho pensato, non vi mischiate, so dove devo mandarlo. No, signora, ci pensano loro a mandarlo via. Stia certa che appena il padrone sale al banco, Ciampa prende la porta e se ne va da sé. Ma chi? Ciampa? Voi pazza siete! Che volete far intendere alla mia signora? Che Ciampa sa tutto e si sta muto? Zitta voi che non sapete niente! Che vi sbagliate di grosso! Già, perché semmai finisce come ai fuochi, vero? Pim, pum, pam! Ma come? Le vede? Le bucole da signora alle orecchie? Quattro anelli sulle dita? Domani le vede la collana a pendagli e crede che sia vero, che se li sia comperati da sé, con i suoi risparmi. Ma levatevi, quando il padrone sale al banco, Ciampa è sempre in mezzo alla strada, col naso per aria, che guarda di qua e di là. Comandato il galantuomo, mandato in servizio, e se lo tengono per questo. Ma se lo sanno tutti che tutte le volte che esce dal banco, tira su la spranga e la mette alla porta della sua stanza accanto. Già, e il padrone la leva. Ci mette pure il catenazzo. Già, e il padrone la leva. Insomma, la finite? Vi ho detto di uscire fuori e di non immischiarvi. Ciampa, ce lo leviamo dai piedi. Lo faccio partire questa sera stessa. Anzi, Fana, andate voi,
Ma non arrischiate a fargli capire. Posso fidarmi di voi? Signora mia, mi piange il cuore, non si fida di mia. Via, via, non piangete adesso. Un momento, oh, signoria, un fratello. Oh. Ma anche una madre, signora mia. Si consulti con loro che sono sangue del suo sangue e non la possono tradire. Basta, ho detto. Non voglio più sentir nessuno. Voi andate subito a chiamarmi Ciampa. E voi, Saracena, il delegato Spanò, e pregatelo a nome mio di venire subito qua. Subito, subito. Facciamo al contrario, signora. Come sarebbe a dire il contrario? Ci mandi lei dal delegato. A Ciampa ci penso io, è meglio. E sapete andarci voi dal delegato? Se vossignoria me lo comanda. Signora, non si ponga in mente, e anche voi qua, che debba nascerne per forza una tragedia. No, no, no. Oh, signoria, una lezioncina deve dare. Basterà quella. Mio marito, solo 4 anni. Lo cacciai fuori dalla porta pelate. E adesso mi serve come un cagnolino, un cagnolino. E non si allontana, se non che quando mi volto a fulminarlo con lo sguardo così. Trema tutto allora. Suonano, eh? Eh sì. Forse è mio fratello, questo. E Fana? Se è mio fratello, mi raccomando. Se vossignoria vuole che non parli, mo! L'ho fatto venire apposta per concertare la partenza di Ciampa. E non ce n'era bisogno, signora. In queste cose, meno si è e meglio è. Già c'era di troppo Fana. Ma no, Fana è fidata, non vi preoccupate. Per quanto riguarda mio fratello, lasciate fare a me. È una mia pensata. Voi qua. Non vi preoccupate, stavo per andarmene. Sì, andate, siamo intese. Aspetto subito Ciampa. Faccia conto che è già qua, signora. Bacio le mani a entrambi. E chi eri a spartire tu con codesta megera? Niente. È venuta per un servizio. E non lo sai che una signora per bene non può riceverla senza paura di compromettersi? Eh già. Perché conosce tutte le vergogne e le infamie di voi maschiazzi. E avete paura che le mogli o le madri vengano a conoscerli. Brava, brava! Coltivati con queste idee tu. E mi saprai dire poi dove andremo a finire. Bene dove andrò a finire. Non te ne curare. Per voi tutto lo studio è quello di tenermi qua, zitta, buona, all'oscuro di ogni cosa. Piena di veleno per tutti. Mi hai riportato il denaro? Il denaro l'ho riportato. Ecco perché parli così. Ricordo quando ti bisognò questo denaro. Sorellina mia, aiutami. Tu che sei tanto buona, salvami. Ho giocato, perduto, sarebbe disonore. E sai bene che fui costretta a ricorrere a questa megera che una signora non può ricevere senza pericolo di compromettersi. Proprio per te, per mandarla a Palermo a mettere in pegno di nascosto a mio marito un paio di orecchini e un braccialetto. Ah, l'hai fatta venire per quel pegno? Oh, dai, è tutto? Ci manca ancora qualcosina. Oh, ah! Lo sapevo! Quanto? Ma se tu avessi potuto aspettarmi, non dico tanto, altri 15 giorni, io non capisco perché tutto questo fretta. Voglio che domani sera gli orecchini e il braccialetto siano di nuovo a casa. Ho mandato a chiamare Ciampa proprio per questo, lo faccio partire ora stesso. Forse tuo marito ha sospettato, ma non doveva arrivare domani. Ma appunto, perché deve arrivare domani. Chi ti capisce? Hai da pararti con tutti questi ori per ricevere domani tuo marito. E come? Devo fargli un'accoglienza. Vedrai che festino. Oh, ecco Ciampa. Dammi il denaro, ne manca molto. Tieni,
conta tu, non lo so, saranno 3 carte da 100 qui. E una da 50, ma mancano 150 lire. Ma te l'ho detto, se avessi potuto aspettare. Oh, va bene, ce li rimetterò io, puoi andartene. Signora, c'è Ciampa, vuole che passi? Sì, fatelo entrare. Voi andate intanto, dove v'ho detto? Dal delegato? Sì, e pregatelo a nome mio di venire qua. Se arriva subito, fatelo entrare nello studio, portatevi il chiavino e fate presto, va bene? Perché lo so alle valse. Ma si può sapere che cos'è tutto questo mistero? Cosa diavolo stai concertando? Zitto, ecco Ciampa. Bacio le mani alla mia signora. Oh, caro signor Fifì, esposto ai comandi della mia signora. Sempre esposto voi, caro Ciampa. E tante volte come Cristo alla colonna. Ma termine educazione, se non mi inganno, esposto ai comandi. Oltre che dovere mio qui, da umile servitore. Oh, via, caro Ciampa, servitore voi. Padroni tutti siamo qua, caro Ciampa. Io, mio marito, Fifì, vostra moglie, che so, mia madre, Fana, tutti uguali. E non so se io, anzi, non sia sotto a tutti. Signora, per carità, che sta dicendo mai? Eresie. Ma lasciatela dire, dice così perché secondo lei tutte le donne... Ah no, non tutte, no, certe donne, certe. Perché cert'altre poi, venè, che vi sanno prendere con le buone, sanno farsi manse, manse, vi sanno lisciare, così. Quelle stanno sopra tutte, anche se vengono dalla strada. Signora, mi perdoni, lei ha nominato anche mia moglie? No, io parlavo in generale, mia madre, Fana, io, vostra moglie. Tutte donne, tutte uguali. Chiedo scusa alla mia signora, e domando perdono anche a lei, signor Fifì. Ecco, in un discorso così generale, io credo che mia moglie ci stia come Pilato nel credo. Io sono a servizio della mia signora e sta bene, ma la mia moglie è ben conservata per casa sua ed è mia cura che non vada per le bocche della gente, né per bene e né per male. Pure siete così geloso che adombrate soltanto a sentirla nominare, caspita! Ah, sì, signora, io marcio con un principio, moglie sardine. Queste sott'olio e sotto salamoia, la moglie sotto chiave. Eccola qua. Ah, bel principio per mia sorella. A ognuno il suo, signor Fifì, a ognuno il suo. Quasi che chiudendo la porta deve dirgli non restasse poi aperta la finestra. Ma è obbligo del marito, signora, chiudere la porta. Non avrei mai supposto che foste così terribile voi. Terribile io? Ma quando mai, signora? Quando si sono messi fatti belli belli chiari avanti, la porta la chiudo, quella è la finestra, affacciali se vuoi. E bada che poi nessuno può venirmi a dirmi, Ciampa, tua moglie sta per rompersi un guardo da finestra. In questo credo che non ci sia nulla di terribile, no? L'uomo considera che la moglie ha bisogno di prendere un po' d'aria dalla finestra. La donna considera che l'uomo ha l'obbligo di chiudere la porta. E basta. Che comandi ha da darmi la mia signora? Oh, insomma, Fifì, te ne vuoi andare? Io da parlare con Ciampa. Perché vuoi che me ne vada? Se devi dirgli soltanto... Ma devo dirglielo davanti a te. Perché no? Oh, bella, parla.
parla, parla liberamente. Io ti ho dato quello che ti dovevo dare. Va bene! Basta! Caro Ciampa, io ho bisogno di voi, persona affidata, più che di famiglia. Ma sì, signora, per la devozione. Per la devozione, per tutto. Signora, badi che io sono di comprendonio fino, sa? Che intendete dire? No, niente, che lei oggi mi parla, non so, come se avesse mangiato, non so, mangiato sorbe stamattina, ecco. Sorbe, sorbe. Miele, io ho mangiato miele questa mattina. Ma insomma, non vi sto anzi dicendo... Oh signora, non siamo ragazzini! Lei mi sta dicendo sotto le parole qualcosa che la parola stessa non dice. Ma dove? Ma quando? Poi insomma, se voi avete la coda di paglia... Me ne appello a lei, signor Fifì. Che significa qua che mi viene a dire? Che io sono uno più che di famiglia. Io le rispondo. Sì signora, per la devozione. E lei mi incalza. Per la devozione. E per tutto! Che significa questo per tutto? E che significa poi quando mi viene a dire che siamo tutti fagioli, senza distinzione, mia moglie compresa? Sono io con la coda di paglia? O è piuttosto lei che ha deciso di prendersela proprio oggi contro i miei e non so perché? No, contro di voi, contro di tutti! È un affare serio! O insomma, si può sapere che ho detto? O che non so forse più parlare adesso? Oh signore! E lo spiego io la situazione com'è. Lo strumento è scordato. Lo strumento? Che strumento? La corda civile, signore. Tutti abbiamo in testa tre corde di orologio. La corda seria, la corda civile e la corda pazza. Soprattutto dovendo vivere nella società, ci serve la corda civile. E per questa qui, qui in mezzo alla fronte. Ci mangeremo null'altro come tanti cani arrabbiati, altrimenti non si può, non si può. Io mi mangerei, ad esempio, io mi mangerei. Il signor non si può, non si può. Allora che faccio? Io do una bella giratina qui, alla corda civile, e gli vado innanzi. Francera sorridente e in mano protesa. Oh, come mi è grato vedervi, caro signor Fifì! Capisce, signora, che se poi le acque si intorbidano, io cerco prima qua di girare la corda seria, spiegare le mie ragioni, cercare un compromesso, dire in 4 e 4 8 quello che devo senza fare tante storie, che se poi non ci riesco, signora, io qua a sinistra sfero tutta la corda pazza, perdo la vista dagli occhi e non so più quello che faccio. Va benissimo. Ehi, signora, per affar suoi, io non voglio sapere, per affar suoi, lei deve aver girato, permette? Qui la corda seria, oppure a sinistra la corda pazza, che le fanno dentro la testa un brontolio di 100 lapuna, di 100 calabroni. E intanto vorrebbe parlare con mia, con la corda civile. Che ne serve? Che le parole che ne escono sono sì della corda civile, ma ne escono fuori, come dire, stonate. Ascolto a me, signora, Dio ascolto a me, la chiuda e mandi via il signor Fifì. Signor Fifì, la prego anch'io, vada via. Ma no, lasciatelo stare. E perché volete togliermi il piacere qua che serve a sentire, su? Signora, permette, lei qua adesso dovrebbe dare una bella giratina alla corda seria e parlare con me seriamente, a quattro. Per il suo bene, ma anche per il mio. Ma io vi voglio appunto parlare seriamente, non sto mica parlando per scherzo io. E sta bene, signora, eccomi qua. Ah, badi, però mi lasci dire soltanto l'ultima cosa, signora.
che chi non gira a tempo la corda seria, e poi può capitare agli altri dove c'è la corda pazza. Io l'avverto, signora, l'avverto. Mi pare però adesso, caro Ciampa, che siete voi a parlare un po' stonato. Già, sembra anche a me, non capisco. Chiedo perdono. Signor Fifì, sa, mio padre, da ragazzino, sa che faceva? Che faceva? Aveva tutta la fronte spaccata, perché da ragazzino, sciocco, invece di ripararsi la fronte, che faceva? Che faceva? E si riparava le mani, e quindi lui, camminando, inciampava, e metteva dietro le mani e si spaccava la fronte. Io invece no. Io le mani le metto bene avanti. Io le mani le metto bene avanti. Perché la fronte io me la voglio tenere sempre sana, libera, sgombra. Ma scusate, ma se non sapete ancora il motivo per cui mia sorella vi ha mandato a chiamare, ma perché mettete le mani avanti? Chiudo la corda seria e riapro la corda civile. Esposto ai comandi della mia signora. Bene, caro Ciampa, io avrei bisogno che voi questa sera partiate per Palermo. Questa sera? Ma se domani ne arriva il padrone? Ha tanto bisogno di voi al banco domani il padrone? Ma scusi, ma allora io che ci starei a fare al banco, signora? Ma io so che vi tiene a guardia della cassaforte e che per questo vi dà alloggio nella stanza a fianco. Solo per questo? Ma lei mi avvilisce, signora! Io scrivo! E infatti non vedi Beatrice che c'ha la penna nel taschino? Signore, penna un'insegna! Ma scusi, il tavernaio non tiene forse la frasca di saggio davanti alla porta? Io? Scrivano, la penna! Scrivano e giornalista! Ma lasci stare giornalista! L'attività superflua! Io sfogo di notte! Io sbrigo affari! Io tengo registri per conto del pacione! O crede forse che io ci stia per comparsa al banco, signora? Che ci sto a fare? La signora forse mai inteso il pacione lagnarsi di me? No, no, il padrone lagnarsi di voi! Ma figuriamoci, Ciampa! Guai! Guai a chi vi tocca! E lei vorrebbe mandarmi stasera a Palermo? Perché no? Non vedo proprio che male ci sarebbe. Ma infatti, se dico a mio marito che vi ho mandato io, non mi sarà forse permesso dargli un incarico? Incarico? Ma io sono qua al suo servizio, signora. Ma lei può sempre comandarmi, io sono un suo umile servitore. E per me, caro signor Fifì, comandare in una grande città come Palermo, si figuri, è la vita. Io qua soffoco. Qui non c'è aria, mia. Ma appena cammino per le strade di una grande città, già non mi sembra più di camminare sulla terra. Mi imparadiso! Il sangue mi frigge nelle vene, mi si schiariscono le idee. Ah, fossi nato in una grande città come Palermo, in qualunque altra città del continente, chissà a quest'ora cosa sarei! Professore, deputato, anche ministro! E re! Non esageriamo. Siamo, caro signore. La bontà divina entra in noi e si fa pupo. Pupo io. Pupo lei. Pupi tutti! Dovrebbe bastare, santo Dio, essere nati pupi così, per bontà divina. Oh, signore, poi nella vita ognuno si fa pupo per conto suo. Quel pupo che può essere o che si crede di essere. E allora lì, signore, nascono le liti. Perché ogni pupo vuole portare il suo rispetto, non tanto per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentare fuori. Nessuno a quattro occhi è contento della propria parte. Magari ponendosi di fronte al proprio pupo, gli sputerebbe in faccia, ma dagli altri no, dagli altri lo vuole sempre rispettato. Esempio. Lei qui è moglie, non è vero? Moglie già, almeno. Si vede, signora, dal tono con cui lo dice che lei non è contenta. Pur non di meno, come moglie vuole portare il suo rispetto, non è così? Lo voglio, altro che lo pretendo. E guai, guai a chi non me lo porta. Ecco, vede, che ha
casa di fonte, e così ognuno. Lei forse, col cavalier Fiorica, mio riverito principale, se lo conoscesse come un buon amico, ci potrebbe stare tutta la vita insieme nella pace degli angeli. A guerra, signora mia, è dei due pupi. Un pupo marito e un pupo mogliere, che dentro casa si sciappano i capelli, si tirano le dita in tallocchi, ma appena fuori si mettono a braccetto. Corda civile lui, corda civile lei, e corda civile tutto il pubblico che appena li vede passare, riverenze, scappellate, e i due pupi godono, cionfi, di orgoglio e soddisfazione. Ma lo sai che siete veramente spassoso, caro Gianni? Ma se questa è la vita, signor Fifì, conservare il rispetto della gente, tenere alto il proprio pupo, qualunque esso sia, per modo che tutti sempre gli facciano tanto di cappello. Non so se mi sono spiegato. Non so se mi sono spiegato. Ma veniamo a noi, signore. Che ci andare a fare io a Palermo? A Palermo. Beatrice? Ah, sì, sì, sì. Scusate, che mi era sembrato di sentire Fana di rientrare di là. Ma signora, forse hai cambiato idea? No, no, non ho cambiato niente. Fifì, dove ho messo il denaro? Non lo so, l'avrei messo in tasca, che ne so io. In tasca, sì. Caro Ciampa, queste sono 350 lire. E che devo fare? E ora vado a prendermene altre 150 e due polizze. Del monte? Giustamente. Che mi guardate? Io? Io no, ai comandi. Signor Fifì. Si tratta del resto di andare a Palermo a ritirare due oggetti, un paio di orecchini e un braccialetto, i due astucci. Vado a prendervi le polizze. Siccome mia sorella ha messo impegno questi oggetti per fare un favore a me, di nascosto a suo marito. Ma signor Fifì, ma lei qua non mi deve nessuna giustificazione, perché io qua sono un suo umile servitore. Ma io non ho nessun problema a parlarne, anche perché ho restituito a mia sorella il denaro, solo che adesso mia sorella vorrebbe che il denaro, una volta restituito al Monte dei Pegni, possa permettere agli oggetti di ritornare domani a casa. Domani? Ma la scusa che sua sorella dirà al pacione quando tornando non mi vedrà al banco, ci ha pensato? E mancherà una donna di trovare scuse, su. Ma con tanti giorni che il pacione l'assente, giusto domani deve andare a Palermo. Io il denaro gliel'ho riportato oggi. Signor Fifì, qui gatto ci cova, sua sorella ha qualche grillo per la testa. Ma sì, per dire la verità anch'io l'ho vista, come dire, un po'... Ma cosa volete che abbia, no? La solita storia. Gelosia. E manda me a Palermo. Eccomi qua. Oh, Beatrice, che ti è successo? Che mi è successo? Non lo so, ti vedo tutta così. No, niente, è che non potevo trovare le polizze e mi sono un po' turbata. Ciampa, queste sono le due polizze e altre 150 lire. Sto bene, signora, ma scusi. Ma ciò che lei dirà a suo marito quando domani non mi vedrà, ritorno al banco, ci ha pensato? A tutto ho pensato. 350 lire sono per il vostro viaggio, più altre 150 lire. Tutte queste carte da 100, tu verrà... Ah! Appunto, signor Fifì, ma non ci sono tutte queste carte da 100. Ebbene, avete da fare osservazioni? Sono danari miei, messi da parte. Quando ci sono tutte queste carte da 100, avanti, seguitate. Chiedo perdono, volevo dire che appunto con queste carte da 100 lei può permettersi il piacere di muovere le fila di un pupo e farlo camminare fino a Palermo, ecco. Ma non vi mando per mio piacere, lo sapete bene perché vi mando. Voi poi a Palermo ora con queste altre 150 lire e voi, caro Ciampa, andrete a comperarmi una collana. E sapete come? A pendagli. Una collana? A pendagli. Dirò a mio marito che l'ho vista al collo di una certa amica mia e che mi è tanto piaciuta. Capricci? Mio marito me li sa. Ma scusi signora, ma io che so comprare? Ma non importa, semmai quando sarete di ritorno verrete a dirmi che non avete potuto trovarla. Ma detta questi soldi, via, detta questi soldi. No, caro Ciampa, perché mi fa
comperato da lei, caro Ciampa. Da me, signora? Ma che oggi contro di me, signora? Che è contro di me? E che significa uguale? Uguale a cosa se non so nemmeno com'è? Ve lo spiego io. Voi a Palermo andrete da Mercurio, che è il nostro gioielliere di famiglia. La collana di questa amica mia è stata di senz'altro comperata là. Andate e la troverete. Partite subito. Signora, io sono mezzo stordito. Ma che dico mezzo? Tutto. Sì, però mi pare che la scusa si sia trovata bene. Ma meglio di questa non avrei potuto preparargliela una sorpresa a mio marito. Quando mi vedrà domani rientrando con questa collana al petto. Badate che c'è un treno che parte alle 6. Allora c'è ancora un'ora di tempo. Ma a me bastano 2 minuti perché io torno al banco e chiudo il banco. Chiudo prima l'uscio della mia stanza con la spranga e col catenaccio e parto. Preferirei piuttosto che quest'ora di tempo fosse utilizzata da lei. Da me? E se la signora volesse ancora riflettere, pensare? Ma no, niente! A che devo pensare? Allora, Ciampa, io vengo con voi. Addio, Beatrice. Addio, addio. Ma signora, mi ricordo il caso di mio padre che tirava indietro le mani. Ancora? Ma mi padre. Signora, ma vuole che lei porti qui mia moglie? Sua moglie qua? Figuriamoci, sarebbe proprio da ridere. Ma è per mia quiete, signora. Ma via, siete pazzo. Che volete che me ne faccia qua di vostra moglie? E certo, una donna come lei. Ma io le dico, per mia quiete. Ma se la chiudete sotto chiave, secondo il vostro principio, non ci mettete anche la spranga? Il catenaccio, signora! E verrò a portare la chiave qui da lei! Ma no, portatela con voi la chiave! Ah no, se lei non vuole mia moglie, almeno la chiave bisogna che se la prenda non transigo. E va bene, portatemi la chiave, l'importante è che non perdiate altro tempo. Vado, signora. Signora, mi ha detto appendagli? Sì, appendagli. Bacio le mani. Signora Beatrice, fulminato, letteralmente fulminato, come sono di quei fulmini fracassoni, fosse caduto qua, bam, davanti ai piedi. Ah, prego di Dio. Va bene, signor delegato, ma non è più tempo di far parole adesso. Oh, bisogna concertare subito quel che sa da fare. Si figuri che voleva portarmi qui sua moglie. Ma qua, lui, qua, sua moglie. Sì, meglio prova di questa, non c'è più dove arrivare. Si calmi, per carità, signora. Ma come faccio a calmarmi? Io gli voglio dare una lezione, una di quelle lezioni che non se la dovrà più dimenticare. Ma signora, mi permetta, ma le conseguenze le ha misurate tutte? Le conseguenze? Che dovrò separarmi, lei dice? Prontissima. Ah, ma non così con le buone, no. Prima lo svergogno e poi ci separiamo. Perché non si dica che il torto è mio. Voglio lo scandalo, è grosso. La da vedere il paese chi è questo cavalier Fiorica che tutti rispettano. Io le scrivo la denuncia. Lei è un pubblico ufficiale e non può tirarsi indietro. Signor delegato, e non mi vuole aiutare. Non vuole aiutarmi. E come no, signora, io vorrei aiutarla. Ecco, solo deve considerare che sono anche un amico di famiglia. Lei deve essere per la giustizia. E infatti io sono per la giustizia, sono un pubblico funzionario integerrimo e non devo guardare in faccia a nessuno, neanche al Padre Eterno. Ma per la venerazione che porta la figura di suo padre, che fu padre anche per me,
quante cose mi ha insegnato e quanto mi ha voluto bene. Ecco, per esempio, anche questa cosa qua, questi piccoli peccati veniali. Veniali? Lei li chiama? Ma li possiamo chiamare anche diversivi, se vogliamo. Da amico. Da amico di lui? Da amico vostro, signora. Soprattutto vostro. Li chiamo diversivi. Belli, belli codesti diversivi. Ma signor delegato, ma è questa la sua giustizia? È così che lei sostiene una donna sola e debole? E che non può difendersi da sé? Signora... Ma io le scrivo la denuncia, mi dica come si fa. Ma diciamo che la denuncia in sé per sé è cosa facile, cosa da nulla. È il servizio a fare complicato, servizio delicatissimo. Noi dobbiamo accedere, senza farci vedere, ai luoghi, studiarne la topografia. E poi abbiamo bisogno degli indizi e anche delle prove. Ma signor delegato, tutto provato, tutto studiato, non c'è più bisogno di altro. Lei la conosce la Saracena? Ah, persona nostra, signora. E meglio, allora se la faccia chiamare, le spiegherà tutto per filo e per segno. Ah, ma signora, ma ci abbiamo già parlato. Noi siamo al corrente di tutto. Due porte abbiamo, non è vero? Sì. La prima porta d'accesso alla stanza del banco del cavaliere. Dalla parte opposta alla seconda porta d'accesso all'abitazione del Ciampa, le due stanze adiacenti. E in mezzo tra questi due spazi, cosa abbiamo? Abbiamo un uscio, non è vero? C'è un uscio di mezzo e quest'uscio di mezzo, di norma, da questa parte viene richiuso con la spranga e il catenaccio. E allora, signora, cosa ne viene? Che noi potremmo andare là con le guardie, intimare di aprire, ma loro chiaramente non apriranno neanche se viene giù il Padre Eterno. E in tutto questo trambusto che succederà, avranno tutto il tempo di richiudere l'uscio di mezzo con spranga e catenaccio, facendosi trovare uno di qua e l'altra di là. Ma allora non c'è rimedio! Non c'è rimedio, non c'è rimedio, ma signora, proprio qui consiste l'uomo dell'arte, nel trovare appunto il rimedio. Dunque, se noi per esempio avessimo la porta della chiave del banco... La chiave me la deve portare Ciampa, ora, adesso, lo sto aspettando! La chiave? Ciampa le ha detto che le porta la chiave! Sì, sì, e senza che io gliel'abbia chiesta! Si figuri che io non la volevo e me la vuole portare a ogni costo! Che strano, non capisco, non capisco. E allora, signora, lei può stare più che sicura che Ciampa non nota il benché minimo sospetto. È positivo, questo è molto positivo. Ma che dice? Ma allora perché mi voleva portare qua sua moglie? Perché, santi Dio, perché è un paese notorio a tutti! Ah, che io sono gelosa, vero? E infatti, con questa scusa che io sono gelosa, mio marito ha sempre fatto il comodo suo. Ma glielo dimostro io, ora, alla gente, se sono gelosa a torto, ha ragione. Lei dice che non c'è più difficoltà avendo la chiave. Basterà aprire la porta del banco prima che egli abbia il tempo di chiudere l'uscio di me. Apro, signora. Cosa apro? Lei pensa davvero che il cavaliere sia così ingenuo da non aver preso le sue precauzioni? Quando si troverà all'interno, assieme alla donna, avrà chiuso la porta del banco non solo con la chiave, no, ci avrà messo pure il paletto. Signora, e allora cosa ne viene? Devo andare là con le guardie, fare le intimazioni, atterrare la porta e alla fine avranno avuto tutto il tempo di richiudere l'uscio di mezzo con la spranga e il catenaccio. Signora mia, sarebbe facile allora fare il delegato. Ma Dio mio, e come si fa allora? Come si fa? Il cavaliere arriva alle 10, ha detto. Sì. Noi dobbiamo avere uno dei nostri già presente all'interno della stanza e dovrà nascondersi. Ah, per esempio, in quel piccolo bugigattolo sul retro.
dove tiene la pressa copia lettere. Diciamo una mezz'oretta prima, alle 9:30, signora. Si piglia nell'altro. Oh, bravissimo, bravissimo, signor delegato. Venga, ora mi detti la denunzia. Ah, mi pare che suonino. Eh sì, questo deve essere Ciampa che mi porta la chiave. Venga, signor delegato, si ritiri di qua un momento. Si piglia nell'ala, capito? Bravo, signor delegato. Permesso? Avanti, avanti, caro Ciampa. Che vedo? Signora, l'ho portato qui mia moglie. E voi ora ve la riportate subito via senza perdere un minuto di tempo. Mi lasci dire. No, non voglio sentire nulla, non voglio nemmeno guardarla. Ma perché mia moglie è pulita, modesta. No, pulitissima, me lo immagino, modestissima. Ma io non so che farmi. E anzi, mi faccio meraviglia di voi, che pur sapendo che voi qua non ci avete nulla a che fare, siete venuta appresso a vostro marito. Mio marito mi ha comandato così. Benissimo. Potevate risparmiarvi tanta obbedienza, perché io a vostro marito avevo assolutamente proibito di portarvi qua. Ma questo io, signora, non potevo saperlo. Benissimo. Gliel'avete imboccata bene la parte, eh? Ma no, signora, le dice la verità placida, modestamente, così come lei, come si deve. Signora, io ho fatto l'obbligo mio di portargliela. Lei non la vuole? Vi ho detto che non so che farmene. Ma può lasciarla, non lo so, in cucina, o farla dormire sotto i forni, o persino lì, con la gatta. Voi oggi volete farmi perdere la pazienza? Volete farmi dire ciò che non voglio e non debbo? Dica, signora, dica! Magari dicesse! Vi dico di andar via! E basta così. Dunque, io gliel'ho portata e lei non la vuole. Stabilito. Io gliel'ho portata e lei non la vuole. Stabilito. Signora, le ho portato però, ecco, le chiavi del banco. Signora, pensi però, che adesso le chiavi sono nelle sue mani, signora. A ogni stella. Corda civile, occhi bassi, riverenza e ritta a casa. Serva sua. Benissimo. Se la signora volesse aprire... No, non apro niente. Tenga tutto chiuso, signora, ermeticamente. Addosso a
casa fuori dalla porta! Libera! Senza più stato! Non me ne importa niente, purché non me lo veda più davanti. Stavo preparandomi per andar via, mi preparo da ieri sera. E ieri sera io ero qui! Ma dimmi un po', per caso quella megera con cui ti trovai a confabulare qui l'altra sera? Sì, sì, proprio quella, signorino. Quella? Quella che? La Saracena, signora mia. Ma come, figlia? Con una donnaccia di quella specie ti sei messa? E tu, Fifì, non sospettasti menti? Mamma, ma io potevo immaginarmi questo! A chiamare il delegato Spano. Spano? Spano? Il delegato Spano, avete detto? Spano? Ma come? Spano? Creatura di tuo pace, ha potuto fare questo senza sconsigliartelo? Ma come siete buona voi, mamma? Come siete buona? E certamente non gli sarà parso vero poter mettere le mani addosso ad uno quando di solito le tocca fare tanto di cappello a tutti quelli che... stavo per dire... A tutti quelli che lo aiutano a stare in pace con sua moglie, ha capito, sì? Ma quando mai simili brigogni le femmine di casa nostra? Ah, nominata per davvero, signora Assunta, tant'anni la sua prudenza, e io sempre con le labbra cucite, muta. Eppure ne ho viste, fanno voi, lo sapete. Alci tempi, signora mia, alci tempi. Ma come non pensaste a mia figlia? Possa reggere a colpi così forti? Io domani ne morro! Oh. Già mi sento che domani... Oh. Mamma, stai tranquilla, qui non so prendere... Se la prenda? Altrimenti io non so... Perfetto! Che cosa faccio? Ha voluto infilarsi in questo guaio la pazza? Bene, e che ci resti? Già, come se non fossi più mia figlia e tuo sorello. E ci pensa adesso che mia sorella ci aveva me qua ieri sera. E noi adesso con questa che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Niente possiamo fare, solamente riportarcela a casa possiamo. Questa qui con suo marito non può più rimanere. Ma chi ci vuole rimanere? Non ho paura di nessuno io. Mamma Beatrice, via, via. Voi ad aprire subito, subito. Venite, figlia, venite con mio signorino, trovo tutto. Ad aprire adesso senza smorto, su. Siete voi, signor delegato? Sempre a servirla, signor Fifì, sempre a servirla. Proprio un bel servizio avete fatto voi alla nostra famiglia. Avete proprio da vantarvene. E noi abbiamo proprio da ringraziarla e da essergliene grati. Lei mi ferisce, signor Fifì, lei mi ferisce. Federico, scusi, ma è questo il modo di comportarsi da parte di un amico nei confronti di una famiglia da cui lei, santo Dio, ha ricevuto tanti favori. Ma proprio per questo le dico che lei mi ferisce. Nel mio sentimento più sacro, io sono un pubblico funzionario. E grazie tante, lo so bene. Io sto parlando all'amico. Ma come? Lei viene qui. È chiamato dalla signora. Sta bene, e si riceve una denuncia. Mi ricevo, ma signor Fifì, io feci di tutto lì con la signora. Dov'è? Feci tutto per persuaderla. Ma poteva sentire l'obbligo di venire prima da me. Ma con la denuncia già sporta. Appunto, per fargliela ritirare. Signor Fifì, lei non conosce sua sorella. Fece di tutto, anzi mi minacciò, l'avrebbe portata lei direttamente al signor commissario. Eccola, la denuncia. Ah, signora Assunta Reverdissa, lasci che le baci questa mano. E anche lei, signora Beatrice. Signora Beatrice, la prego, glielo dica lei e a suo fratello che... Mi sembra inutile, signor delegato. È inutile, caro Fifì, fare ancora codeste rimostranze. Del resto, il signor delegato ha ragione. Ah, l'avete sentita? Sì, signori. Fui io! Ah, l'avete sentita, eh? Benedetta bocca della verità! Ma sei un torto io, caro signor Fifì! Sei un torto io, cara signora Assunta! Io venero come una madre! Ecco, vedete, in questo momento mi state facendo venire da piangere! Sì, perché sono davvero io un torto! Il mio rimorso è stato per eccesso di amicizia! Thank you.
a tenere questo porco ufficio. Chiedo scusa per questi termini. È il nostro paese nativo, è la cosa più infame che uno potrebbe mai immaginare. Ma scusi, scusi, potevo mai trovarmi io faccia a faccia con il signor cavaliere, io mettere le mani addosso, al signor cavaliere, E allora che ho fatto, Che ho fatto? Che ha fatto? Per eccesso di amicizia ho fatto la più grossa delle bestialità. Ecco, di questo voi mi dovete rimproverare. Ma se io ancora non ho capito che cosa ha fatto lei, che cosa ha fatto? Ce lo spieghi? Cosa ha fatto? Beh, non potendo, e del resto non volendo fare io questo servizio, ho voluto incaricare un sostituto, sì, un collega, Logatto, forestiero, calabrese, testa di mulo. E avete visto cosa ha fatto? Avete visto cosa ha fatto? Ah, arrestò tutti e due, mio cognato e la donna. Ma fece proprio quello che doveva fare, mi pare, fece proprio il suo dovere. Zitta, figlia, non sai quello che dici. Ma li trovò dunque insieme, ci dica. Insieme e non insieme. Ecco, diciamo che flagranza vera questa no, non è stata provata. E già questa è una gran cosa, sì. Anzi, si può dire che la risultanza degli atti non è stato trovato niente. Ma allora perché li arrestarono? Perché? Signor Fifì, ma perché non c'ero io? Perché c'era il mio collega, c'era il mio incaricato Logatto. Ma signor Fifì, io qua lo giuro, lo prometto, io farò di tutto per far uscire di prigione il signor cavaliere questa sera stessa. E se no, non mi chiamo più Alfio Spanò. Va bene, ma intanto, in nome di Dio, ci dica come fu? Ecco, fu così. Il collega Lorenzo, tramite la chiave che le venne consegnata dalla signora Beatrice, entrò nella stanza del banco e andò a nascondersi nel piccolo bugigattolo sul retro. Fu lì, in quel momento, quando arrivarono le guardie e bussarono e intimarono di aprire in nome della legge da entrambe le parti, non appena sentì i passi della signora Ciampa che andavano ad aprire la porta di là, il cavaliere cosa fece? Che fece? Fece per entrare nella stanza del banco. Dunque era lì, nelle stanze del Ciampa. Aveva aperto l'uscio di mezzo. Sì, signora. E come lo aveva aperto? Se Ciampa lo aveva chiuso e mi aveva portato qui la chiave. Ecco la prova che è vera. No, signora, non è prova. Aspetti. Ma come non è prova? Signora, lasci dire. Ci sono dei catenaccetti inglesi, non è vero? Hanno sempre due chiavi. Due chiavi, benissimo. Una in tasca Ciampa e l'altra a mio marito. Aspetti, signora, risulta dal verbale. Il cavalier Fiorica dichiara quanto segue. Tornato da Catania, non potendosi figurare l'assenza di Ciampa nella stanza del banco, ritrovandosi tutto impolverato dal viaggio e dovendo lui prendere conoscenza della corrispondenza arrivata durante la sua assenza, dice, bussò all'uscio di mezzo per chiedere il servizio alla signora Ciampa di potersi lavare le mani. Le mani! Già! Le mani! Ma sì, povero galantuomo, dovendo aprire la corrispondenza! Lasci perdere, continua, per favore! Ed è stato lì, in quel momento, che la signora Ciampa fece passare la chiave di sottoluscio. Di sottoluscio, già di sottoluscio, che bella combinazione! Come difatti è stato constatato, perché di sottoluscio la chiave passa. Oh. Il cavaliere era in maniche di camicia, decentissimo. E lei? Com'era lei? Lei com'era? Ecco, era... Ma lo dica! Tanto risulta dal verbale! Allora, si può dire che lei era neanche in camicia, no? Nuda! Era nuda! Ma signora! Ma no! Ma cosa va a dire? Cosa va a pensare? Più che in camicia, diciamo pure così. Ecco, beh, sottana e camicia.
come vanno vestite le donne per casa, donne di basso ceto, si intende, che poi con tutto questo caldo anch'io sono un bagno di sudore, camicia da donna, lei mi capisce, camicia scollata, maniche tirate su, braccia scoperte, camicia da donna, si sa. Già, basta che non li abbiano trovati nudi tutti e due. Ma Beatrice, ma come vuoi parlare così, figlia? Non ti riconosco più. Vergogna, davanti a un uomo. Ma che uomo? Ma sono cose da dire codeste. Già, nascondiamo, vestiamolo queste vergogne. Vergogna è dirle certe cose, farle non è niente. Ma signor delegato, mi faccia capire perché io non ho capito. Alla fine, perché li arrestarono se il verbale è negativo, se non risulta niente? Perché li arrestarono, ecco, la signora per décolleté eccessivo, ecco, quanto al cavaliere, potete immaginare quella situazione che lui si è ritrovato, che gli hanno messo le mani addosso, è diventato una furia, non ci ha visto più, ha reagito, e sta qui il mio rimorso perché non c'ero io. Ci fossi stato io, ecco, avrei potuto capire, avrei potuto compatirlo, e al limite, ecco, un paio di schiaffi me ne sarei presi, così, per amicizia. Ma no, non c'ero io, no, c'è il mio incaricato, lo gatto, e quello che ha fatto si è incornato e ha voluto trarli in arresto per ingiurie e vie di fatto. Ah, sì, caro signor Fifì, io qua lo prometto e lo giuro. Questa sera stessa io lo faccio uscire di prigione il cavaliere. E se lo gatto non si sta quieto, lo accomodo io. Vorrei proprio ben vedere, visto che non risulta niente. Niente di niente. Abbiamo perquisito anche la borsa da viaggio del cavaliere e anche la giacca, quella che si era levata. Ah, anche la giacca, anche la borsa da viaggio. E mi dica, signor delegato, ma è nella borsa da viaggio vi hanno per caso trovato una certa collana a pendagli che egli l'aveva promesso in dono da Palermo? Ah, questa è la stessa collana che ha chiesto a Ciampa di comperarti uguale, sì? Sì, proprio quella, signorino. Mi dica, signor delegato, l'hanno trovata? Ma, signora, ma chi parlò a lei di questa collana? La Saracena. La Saracena? Sì, per l'appunto. Ma signora, ma noi ci abbiamo già parlato, conosciamo perfettamente questa storia e le posso assicurare che è una sciocchezza, un'autentica sciocchezza, nata da questo, la moglie del Ciampa, litigando come fa sempre con tutte le donne del vicinato che le danno la baia per tutti questi anelli che porta alle dita, un bel giorno promise loro che avrebbe fatte crepare d'invidia e sarebbe apparsa fuori dal balcone come una Madonna, una grandissima collana pendagli qua sul petto. Ecco, signora, questo è il significato della storia. Sapete invece cosa è stato trovato da questa perquisizione? È stato trovato un piccolo libricino da messa con le pagine dorate e la rilegatura in avorio. Vedi, figlia di Dio! Ah, e poi è stata anche trovata una confezione di mandorle candite. Quelle che piacciono a Dio! L'ho detto sempre che ti ci attaccavo una regina! Dispiace ingrata! Ma signor Fifì, se come l'ho detto già questa sera, riuscirò a farlo uscire di prigione, cavaliere. Sarebbe cosa buona che la signora non si facesse trovare in casa. Certo. Certo, ha ragione, signor delegato, ci porteremo a casa con noi. Ma diciamo, per qualche giorno, sa, ha un diavolo per capello, quello minaccia di fare cose dell'altro mondo. Ha ragione, io non so che cosa fare, sono sul posto. Ma poi si calmerà, stia tranquillo, che poi certe furie sfaporano. E poi, da lì a poco, care signore, ritornerà finalmente la santa pace domestica. Che questo deve essere Ciampa! Chi ci pensava più a Ciampa? Qui, ma c'è la moglie arrestata! Che piacevo, come si rimedia per questo poverino? Ciampa, ma meglio non riceverlo! No, anzi, meglio riceverlo e cercare
cercare di fargli comprendere la ragione qui tra me e lei. Ma badi, che fa una cosa da pazzi. Ma faccio quello che vuole, purché poi alla fine... Era meglio che mi ritiri anche con la mamma. Mi pare, sì. Bene, figlia mia, lasciamoli soli tre uomini. Non abbiate paura, ci sono qua io. Ci siamo qui noi. Niente, sturbo, un piccolo sturbo e mi si sono rotti gli occhiali. Ma venite, siete qui, c'è un senso. No, grazie, non seguo. Perché no? Non seguo. Ma non vi reggete in piedi? Non dubiti, se ti spirito io, sono come i gatti, ora mi ripiglio. Piuttosto, la signora? La signora Ciampa è di là. Capirete che in questo momento la signora non può parlare con voi. Parlare? Perché ha più bisogno di parlare la signora dopo il fatto. Ma il fatto, caro Ciampa, il fatto non è proprio come voi immaginate. No, verbale negativo, assolutamente negativo. Ecco, vedete, ve lo dice anche il signor delegato. Vi assicuro che non avete nessun motivo di stare così. Me lo assicura lei? No, Ciampa, lo dicono gli atti, lo dice il verbale. Quando lo dice? Dice il verbale! Hanno un fatto risulta assolutamente infondato. Per constatazione legale. Deve per forza ammetterlo. Ma ho difficoltà! Io dovrei consegnare due oggetti alla signora. Ah, questi sono gli oggetti che mia sorella mi ha chiesto di ritirare da Palermo. Beh, potete consegnarli a me se volete. Hanno difficoltà, signor Fifì. Ma ecco, visto che c'è qua il signor delegato, mi parrebbe cosa giusta consegnare a lui. Ma sì, a lui, a me, la stessa cosa. Questi sono degli oggetti che Ciampa ha ritirato dal mondo di Palermo. Ah, sì, sta bene, certo. Potete anche lasciarli qui sul tavolino, se preferite, sì. Sul tavolino? E poi, signor Fifì, che ha tanto peso le formalità di un verbale. Ma che c'entra? Vale, è la constatazione di un fatto, come vi dice anche qui il signor delegato. Precisamente, legale. E sta bene, signor delegato, ma desidero che anche questa sia la constatazione legale di un altro fatto. Che io sono andato per questi due oggetti perché fui mandato dalla signora. Ah, sì, lo sappiamo, caro Ciampa. Lo sa. Allontanato con questo incarico. E lei, signor delegato, e deve constatare il fatto che io da umile servitore, io sono ritornato, disimpegnando il mio incarico e consegnando qui, oggi, a lei, due oggetti. Ecco. Uno. E uno tu, signor Delegato. E non voglio altro. E che cosa fare adesso? Niente, me ne vado. Così ve ne andate? E volevo parlare con la signora. Non si può, me ne vado. Ma scusate, ma che cosa vorreste dire esattamente alla signora? Lei ha forse paura che io parlando con sua sorella? Ma no, che paura. È che mia sorella in questo momento non può. Perché tanto il signor delegato, quanto mia madre, che in questo momento è di là con lei, tanto io, gli abbiamo fatto comprendere e toccare con mano la follia che ha commesso, e vi assicuro, caro Ciampa, che è pentitissimo, è vero? Piange, anche perché, caro Ciampa, io le ho dette di tutti i colori, verissimo, terribile, vi assicuro, caro Ciampa, che voi non potreste dire peggio di quello che ho detto io. Ma che si figuri io che possa dire mai a una signora, la sorella non ha fatto altro ieri che prendere il mio nome, il mio pupo. Si ricorda che io ieri qui sono venuto a parlare di pupi? Il mio pupo. Prenderlo
pupa, pure lei si è sentita calpestata. In fondo, la situazione mia non è differente dalla sua. Io di qua e Ida di là. Ma io, signor Fifì, io volevo fare una domanda alla signora, e non propriamente alla signora, ma alla sua coscienza. Che domanda? Ma scusi, ma se dico la sua coscienza? Signor delegato, mi cerchi. Ma no, caro Ciampa, lo sappiamo tutti che lei è un galantuomo. E io sono contento che ci sia con lei, signor delegato, perché così, se lei, così può constatare il cuore di un uomo che soffre e che fa sangue davvero, perché io assassinato! Ma tranquillo già! È una sola domanda che la signora volevo fare, me la lasciate fare! Sì, me la vado a chiamare! Allora mamma, Beatrice, venite qui che c'è Ciampa, qui che mi vuole fare non so quale domanda! Oh, poverino, siete ferito! Oh, signora, non si preoccupi! Di qua io semmai per gli occhiali che mi si sono rotti e ora ci vedo e non ci vedo. Non è che abbia più niente da vedere ormai. Signora, a lei una domanda, signora. Crede lei? Lasciamo il fatto, signora, per un momento. Lasciamo tutto quello che è successo oggi. Ignoriamolo, signora. Crede lei, in coscienza, di aver avuto ragione a fare quello che ha fatto, nonostante che io qua ieri presente suo fratello? Sappiamo tutto, Ciampa! Che vi neanche portaste qui vostra moglie? Lasciano parlare la signora! Perché può pur darsi che la signora, nonostante tutto, abbia voluto colpire anche me, credendo di avere tutta la ragione di farlo! È così, signora, mi risponda! No, signora! La signora non voleva colpire lei! Fu per questa ragione che volevi mandarla a Palermo! Ecco, già! Come dice il delegato? La signora che lei non abbia pensato a me, questo non è possibile. Non è possibile perché io ieri per ben 2 ore io non ho fatto altro che mettere le mani avanti. Ma appunto per questo volli mandarvi a Palermo, per avere mano libera qua su vostra moglie e su mio marito. Senza pensare a me? Senza pensare a voi. E che ero io, signora? Niente ero, vita, signora. Pecio ad affilare, mi prendeva e mi buttava a terra così, poi mi riprendeva come uno straccio vecchio e mi buttava nell'altro canto, come se non ci fosse da fare alcun conto di me. Signora, io voglio ammettere tutto, io signora ora voglio ammettere tutto, io voglio entrare fino in fondo, signora, nella sua coscienza. E ammettere pure che lei non si sia fatta alcuno scrupolo di colpire anche me. Perché secondo lei, io sapevo tutto e mi stavo zitto. È così, signora, mi risponda, è così. Beh, poiché lo dite voi stesso, sì, è proprio così. Signora, che fa un eguercio e lei appende un bel cartello alle spalle, popolo, eguercio. Ma no, che c'entra? E lasciamo stare il eguercio, di cui tutti si possono accorgere senza bisogno di un cartello. Ma lei però, signora, mi deve provare che uno, anche uno solo, in tutto paese, qua, poteva sospettare di me quello che lei ha sospettato. Che uno, anche uno solo, potesse venirmi a dirmi: Ciampa, tu sei becco e lo sai! Ma no, la signora potrebbe dire: non lo sapevano gli altri, erano con voi e tanto basta. È così, signora, è così. E risponda, signora, io ho bisogno della sua coscienza, non del verbale, signora. Me lo dica, è così, è vero, signora, è vero! Sì! Ora parlo in generale, non parlo per me. Che ne può sapere
lei, signora, perché uno tante volte ruba, perché uno tante volte ammazza, perché uno tante volte puniamo povero, brutto, vecchio, ma per l'amore di una donna che gli tiene stretto stretto il cuore in mano con una morsa che intanto non gli fa nemmeno dire ai, che subito glielo spegne in bocca con un bacio, per cui questo povero uomo si strugge e si ubriaca. E ne può sapere lei, signora, con qual doglia in corpo, con qual supplizio questo povero uomo è costretto a sottomettersi fino al punto di spartirsi l'amore di quella donna con un altro uomo, giovane, bello, ricco, specialmente voi se questa donna ci fa credere che io paciuni e che le cose sono fatte in modo tale che nessuno mai se ne possa accorgere. Ma allora, signora, io parlo in generale, ma non parlo di me. Questa è una piaga. Una piaga vergognosa e nascosta. Lei che fa? Lei stende la mano e la svela così, pubblicamente. Ma veniamo a noi. Sì. Io sapevo che lei luciva sospetti su mia moglie e su suo marito. Gelosia. E chi non ne ha quando si vuol bene, signora? Io compatisco perfino i delitti, si figuri se non avrei compatito lei per la gelosia. Sono venuto qua apposta ieri, signora, per farla parlare, per farla sfogare. Aveva un sospetto. Io non glielo volevo levare, signora. Piuttosto che questi sospetti, più si vogliono levare e più si riafferma. Ma se lei avesse parlato seriamente con mia signora, io sarei andato immediatamente a assistere alla mia moglie e avrei detto, Nina! Fagotto e via! E l'indomani mi sarei presentato subito dal signor Cavaliere al banco. Signor Cavaliere, bacio le mani, io non posso più star con lei. Come, caro Ciampa? Signor Cavaliere, ho altri affari da sbrigare ora. Io non posso più star con lei. Capisce, signora? Così si fa. E perché crede se no che io le portai qui mia moglie ieri? Ma per farla gridare, per farla parlare, per farla sputare fuori dalla bocca tutta quella tempesta che covava dentro, glielo gridai finanche, lì, lì, le parli, 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 lei non vuole dire nulla, vuole gettarmi a terra così, assassinarmi. E che vuole che faccia, signora, signora? Comprarmi una bella testiera con due bei pennacchi per fare la mia comparsa in paese con tutti i ragazzini che vengono dietro in baldoria a gridarmi becco, io, pacifico, a ringraziare a destra e a sinistra. Ma che testiera, che pennacchi, se non c'è stato niente! Niente di niente, caro Ciampa! Perché lo dice il verbale, signor delegato? Ma chi volete che creda a questo verbale? Dopo tutto quello che è successo, sorprese in casa, guardi, delegato, arresto! Sì, ma con risultato negativo, dunque... Sono macchie d'olio, signor delegato, questo. Macchie d'olio che non vanno via. Diranno... Si trattò di un cavaliere. Hanno mascherato la cosa. La signora poteva passarsi sto piacere se pensava che il signor cavaliere si fosse messo con una ragazza, senza però badiare. Non c'erano né padre e né fratello. La signora dava una bella lezione a suo marito, non c'erano altri uomini di mezzo e la situazione gli sarebbe accomodata per la meglio. Ma qua c'era l'uomo di mezzo, signora! Come lei non pensò, mia signora? E che ero i tenenti, ero. Per lei domani sarà finito tutto. Lei domani rifarà pace col suo marito e per lei sarà finito tutto. E io, e dica, lei domani avrà fatto ridere tutto il paese e sarà finito. E io come resto? Resto in mano col verbale che c'è scritto che non ci fu nulla e devo sopportarmi tutti che in paese mi dicono. Ciao. Ma non fu nulla. La signora stava scherzando. Signor delegato, mi tasti il polso. Come? Perché? Venga, mi tasti il polso. Dica, signor delegato, dica se avverte anche solo un battito in più. Io lo dico qui, signor delegato, davanti a tutti, con la massima calma. Testimonio lei, testimoni tutti, che stasera stessa o domani al massimo
appena mia moglie torna a casa, io prendo l'accetta e le spacco la testa, signori miei, la testa, e non ammazzo soltanto lei, no, perché così farei un favore alla signora, no, ammazza anche lui, signore, il signor cavaliere, signori miei, per forza, signori, per forza. Ma che avete detto? Ma voi non ammazzate nessuno, voi siete pazzo, pazzo. Ah, mi c'ero costretto, signori, per forza, l'ho voluto io. Voi non ammazzate nessuno perché non avete né diritto né ragione, e se anche ce l'aveste, ci saremmo qui noi ad impedirlo. Bene, lo visto io. Signor delegato, lei me lo impedisce oggi? Eppure domani. E io lo ammazzo come all'altro. Sa come si dice da noi, signor delegato? Guai a chi è morto nel cuore di un altro. Lei mi testimoni, signor delegato, lei mi testimoni che io non lo volevo tutto questo, mi ci hanno buttato in questo fosso. Tutti bene in mente, io qui davanti al paese così, io così non resto. Ma se ve lo dico io, Ciampa, se ve lo dico io che non ne avete nessuna ragione. Lei lo riconosce ora, signora? Lo riconosce ora che non doveva mettere questo cimento a un uomo? Troppo tardi. Ma se te lo dice lei stessa, che non c'è stato niente. Questo niente, signor Fifine, non me lo deve dire. Ma se lo scandalo è stato per una pazzia. Per una pazzia, caro Ciampa! Me lo dice lei, ve lo confermiamo tutti! Una pazzia! 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 Ma qua... Ma qua si può aggiustare tutto! Ma qua si può aggiustare tutto! Come respiro bene per il gran peso che mi son tolto dal petto, signori miei! Allora qua mi metterei ora a ballare, mi metterei a cantare, signori miei! Le mie mani possono rimanere pulite! Io me le bacio perché qua si aggiusta tutto! Signora mia, vada subito a prepararsi che non c'è tempo da perdere. Io? Perché? Signora, non c'è tempo da perdere, poi lei ci arriva dopo. Ma perché? Ma a cosa arrivo? Che dice? Ma dove deve arrivare la signora? Signora Fasa, bacia, assunta, sì. Aiutate la signora a preparare un po' di biancheria, ma fate presto che la signora deve partire stasera stessa. Via. Io? Devo partire? Ma e dove devo andare? Ma vi ha dato di volta il cervello? A me? No, signora. A lei ha dato di volta il cervello? Eh? Ma scusi, ma qua lo riconosciamo tutti. Lo riconosce il signor delegato. Lo riconosce suo frate Fifì. Lo riconosce sua madre Assunta. Lo riconosce la signora Fa. Signora, lei è pazza. Pazza. Che pazza. E se ne va. Al manicomio, semplicissimo. Ma come chi? Come figlia, ma chi dite? Io al manicomio. Ah, lasciamo stare il manicomio. Una bella casa di salute, signora. Una villeggiatura. 3 mesi, signora. Ma ci andrete voi al manicomio? Ma uscite fuori, Fuori, da casa mia, subito, fuori. Dove mi manda, signora? Dove mi manda? Badi che io parlo nel suo interesse. Ma sono proposte da fare, codeste? Ma dove siamo? Ma signor Fifì, ma non lo capisce? Che è per rimedio, per lei stessa, per tutti. La signora ha svergognato pure il signor cavaliere. E bisogna offrire pure a lui la riparazione davanti al paese. Si dice, che pazza da chiudere, dalle carte, pazza. E così anche a me mi disarma. E dico io, ma che posso mica farmene di una pazza? E il signor cavaliere non avrà nulla da vergognarsi domani, comparendo tra gli amici. E la signora se ne va a fare una bella villeggiatura di 3 mesi. Vada, signora, vada, parta subito, vada! Via, andiamo. Ha ragione. Hai capito, Beatrice? È per finta! Ma che dici? Ma tu sei pazzo! Io il manicomio, mamma, ma li senti? Io il manicomio! Per rimedio, non senti? È per rimedio, signora, ma che sia il suo marito? Ma che dite? Ma volete davvero che passi per pazza davanti a tutto il paese? Ma davanti a tutto il paese, signora?
Lei non ha forse marchiato di infamia tre persone? Uno d'adulterio, l'altro di sgualdrina e a me di becco. E lei ora vorrebbe soltanto dirlo, che se è pazza. Non basta, signora! Lei deve dimostrare essere pazza, pazza, da chiudere, da legare! Quattro da chiudere sarete voi! Non s'allarmi, signora, non s'allarmi, è per rimedio. Non s'allarmi, glielo spiego io come si fa, signora. Basta che lei gridi a tutti in faccia la verità. Nessuno la crede e tutti la prendono per pazza. Dunque lei lo sapeva. Lei lo sapeva che avevo ragione a fare tutto questo. Oh signora, volti pagina, su lei volta pagina, vi legge che non vi è più pazzo al mondo di chi crede di aver ragione. Vada signora, vada a fare la pazza, signora, vada a fare la pazza, ma le qualcosa da nulla fare la pazza, magari potessi farlo io il pazzo, come piacerebbe a me qui sfogare alla corda dei sinistra, tutta la corda pazza, sputare in faccia a tutti la verità, cacciarmi fino alle orecchie e violetto assolagli della pazzia! Cassa dell'uomo, signora, comporterebbe di vivere non 100, 200 anni. Sono i bocconi amari, le ingiustizie, le prepotenze che ci tocca di ingoiare, che ci infracicano lo stomaco, signora. Il non poter sfogare, signora, il non poter aprire la bocca della pazzia. Lei può farlo, signora, può farlo e ringrazi Dio. Sarà la sua salute per altri 100 anni. Come? Oh, signora, comincia a gridare, signora! Comincia a gridare! Sì, sì, va! In faccia al signor delegato, via! In faccia a suo padre, via! In faccia a suo mace, in faccia a signora Fara, signora! E in faccia a me, signor! In faccia a me! E si persuada, che solo da pazza lei poteva prendersi il piacere di gridarmi in faccia, beh, beh, beh! Allora, e allora io ecco! 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 Signora! E non ce l'ho fatta! E io devo gridare! Beh! Ecco! Mi faccio da chiudere! Per la volta non mi ricordo! Pazza! 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 Pazzissimo! Beatrice Ciampa.